A mali estremi, adesso risolviamo, o tra i due litiganti c'è la verità, quando i bambini riscrivono i proverbi. L'esercizio, ormai trend su Instagram, ha mostrato la creatività dei bambini. Tra il dire e il fare, il tempo passa, morto un papa, sono triste, non è tutto oro, perché è tutto colorato. Sono alcuni esempi. I bambini reinterpretano con semplicità e profondità antichi proverbi, mostrando genuina capacità di reinventare la tradizione culturale. Dalle risposte emergono influenze familiari. Le bugie non si dicono. Riflessioni filosofiche. Tra i due litiganti c'è la verità. E spunti di saggezza. A mali estremi, adesso risolviamo. Le insegnanti vedono questi esercizi come finestre sulla visione del mondo degli alunni.